E con questo video iniziamo la serie dedicata alla ricerca, raccolta, estrazione, cernita e lavorazione delle pietre preziose presenti lungo gli alvei dei fiumi piemontesi. E oggi iniziamo a trattare la giada. E buongiorno cercatori, benvenuti nel canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici a tempo. Siamo tornati quindi in questa località dove la scorsa volta abbiamo estratto un fantastico ciottolo composto probabilmente dalla giadeite, ma oggi complice il fatto che la meteo era abbastanza promettente, infatti una giornata piovosa, e in questo tipo di ricerca il fatto di andare a fare ricerca in giornate uggiose è ottimo perché va a bagnare i ciottoli, i quali una volta inumiditi riescono a fornire perfettamente i loro cromatismi, soprattutto a enfatizzarli, e poi non fa troppo caldo, che in questi mesi estivi, fidatevi, è un gran problema lungo gli alvei dei fiumi e rende abbastanza invivibile questo tipo di prospezione. Proprio là era localizzato il ciottolo trovato da Walter, veramente un ottimo campione di giadeite. Ci sono anche altri minerali all'interno, ma quello è il minerale principale. E qua di fianco vediamo già un'altra varietà, ma comunque di nuovo un ciotto riconducibile alla giada piemontese. In questo caso più ricco di solfuri, ci si trovano ancora dei pirossini all'interno, purtroppo non ha una colorazione, a mio parere, molto promettente. Andiamo comunque a umidirla per vedere al massimo i suoi cromatismi. Questo costone posto sul lato dell'alveo del torrente, quindi al lato del letto sostanzialmente, potrebbe essere anche un buon posto per permettervi di cercare qualche ciottolo colorato. L'idea è quindi quella di andare ad analizzare visivamente i colori, quelli soprattutto più intensi, sono quelli più utili per la vostra ricerca. Adesso, come vedete, c'è il sole che punta sopra e quindi tendono leggermente a opacizzarsi. Bisognerebbe bagnarli, inumidirli, come vi ho spiegato. Sicuramente il lato più interessante di questo tipo di ricerca è il bassissimo impatto ecoambientale che si ha, perché solamente un ciottolo di modeste dimensioni si va a lavorare a casa, mentre tutto il resto sostanzialmente conviene lasciarlo al fiume, perché la maggioranza di questi materiali non hanno un valore nemmeno collezionistico, sempre tenendo in considerazione fare questo tipo di ricerca in aree libere. Vi lascio qua sopra un video in dettaglio dove spiego tutto.
Alle mie spalle ho trovato un ciottolo molto interessante di un colore verde pistacchio, il quale è riconducibile a una breccia cementata, probabilmente dai piloti. Vi faccio subito vedere. Purtroppo non tutti i materiali conviene andare a lavorare e soprattutto portarli a casa, perché una volta che si iniziano a segare e lucidare potrebbero rompersi, potrebbero fratturarsi. Questo probabilmente è il caso di questo ciottolo composto da pistacite, il minerale verde pistacchio, il quale ha tutto l'aspetto di una roccia in questo contesto che si frattura non appena si inizia a segare. Questo è un aspetto molto negativo, perché vuol dire che una volta che riconoscerete le rocce e il minerale al proprio interno, anche in questa maniera ad occhio nudo, dovrete capire con cosa avete a che fare, perché questo ciottolo non conviene portarlo a casa, in quanto facilmente non riuscirete a produrre nulla. Quindi, a meno che il vostro obiettivo non sia quello di collezionare ciottoli, come in questo caso, il cui andrebbe benissimo, però nel momento in cui state magari cercando materiale da lavorare a casa sulla cabosciatrice o altri strumenti, ecco, questo non va bene. Ora parliamo di un ciottolo che ho trovato molto interessante, che è riconducibile a una rodingite, in sostanza una roccia metamorfica, la quale deriva da un antico filone magmatico presente in un fondale oceanico. Questa è la roccia investigata e lavorata, soprattutto una volta tagliata e lucidata, fidatevi che potrebbe dare dei risultati molto interessanti. Spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. In tal caso mi raccomando di lasciare un pollice in su, di scriverlo qua sotto nei commenti, e noi ci vediamo alla prossima avventura.